crème brûlée. Si tratta di un semplice dolce di uova, panna e zucchero. Bene, adesso ci avvicineremo al piano di lavoro e vedremo gli ingredienti. Per la preparazione ci occorreranno 3 tuorli d'uovo, 300 ml di panna e 54 g di zucchero semolato. Ovviamente come utensili ci serviranno delle cocottine, come queste, un termometro e una torcia per caramellare. Passiamo alla preparazione. In un pentolino andremo a unire la panna, le uova e lo zucchero. Aggiungiamo i tuorli. E aggiungiamo lo zucchero. Adesso andremo a mettere il composto sul fuoco e con l'aiuto del termometro andremo a fare sciogliere tutti gli ingredienti mantenendo una temperatura di 50 gradi. Accendiamo e mettiamo a fiamma bassa e continueremo a controllare col termometro la temperatura. Adesso siamo arrivati a 45 gradi. Non appena andremo a toccare i 50 gradi, spegniamo la fiamma e continuiamo a mescolare. A questo punto siamo arrivati a 50 gradi, continuiamo a mescolare. Bene, una volta spento andiamo a filtrare il composto direttamente nelle cocottine. La quantità che ci servirà dentro le cocottine sarà quella che andrà a toccare il primo bordo interno. Ed ecco che abbiamo ottenuto la prima. Continueremo allo stesso modo con tutte le altre cocottine. Le andremo a inserire in una teglia con dell'acqua che andrà a toccare questo bordo di qua e andremo a cuocerle a bagnomaria in forno ventilato a 120 gradi per circa 2 ore. Bene, a questo punto andiamo a infornare. Una volta sfornate faremo riposare e raffreddare, dopodiché saranno pronte per essere servite. Quindi una volta fatta raffreddare la crema andremo a cospargere con dello zucchero. Mi raccomando, fate una copertura omogenea. La superficie deve essere ben coperta dallo zucchero. Una volta fatto ciò, con la torcia andremo a caramellare. Ed ecco qua la crème brûlée con la crosta formatasi di caramello. Bene, spero che la preparazione della crème brûlée vi sia piaciuta. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale se volete continuare a seguire le mie ricette e a condividere i video con i vostri amici. Noi ci diamo appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!